L'ultimo blef, udienza di comparizione stamattina da remoto. Domenico Serafino è stato costretto a difendersi da solo e ha provato ancora una volta ad allungare l'agonia della Samb, giurando di avere mezzi e risorse per sistemare la pesante situazione debitoria del club. Nonostante nell'ultima settimana non abbia provveduto né alla gestione ordinaria né al deposito dei 25.000 euro di cauzione a garanzia della domanda di concordato. Come pensa di riuscirci il presidente rossoblù? Con i 350.000 euro di uno sponsor, con la cessione di Botta, Lescano e Angiulli, tre pezzi pregiati della squadra, ma i primi due avrebbero già chiesto lo svincolo dopo la messa in mora scaduta lo scorso 12 aprile. Ancora, dilazionando il debito con alcune delle ditte fornitrici, al limite accedendo al fondo Covid. L'udienza è durata una mezz'oretta. Serafino si è difeso da solo perché il suo legale, Luigi Acconcia, ha abbandonato la seduta dopo pochi istanti, annunciando di avere rimesso il proprio mandato. Adesso sta al Tribunale di Ascoli. La giudice fallimentare Francesca Calagna, collegata insieme ai legali delle 8 ditte creditrici, si è riservata di riferire il tutto in Camera di Consiglio. La Samb nelle prossime ore potrebbe essere dichiarata fallita. Intanto da Perugia monta ancora la polemica. Domenica gli Umbri si giocheranno la promozione diretta col Padova nell'ultima giornata. Al Grifo basterà una vittoria a Salò per far festa, mentre i Veneti che ospiteranno la Samb devono sperare anche nell'aiuto della Feralpi. Così il DG del Perugia Gianluca Comotto durante la trasmissione di Sky Area C. Pur essendo sicuro che i giocatori della Samb proveranno a dare il massimo, rimane il fatto che una squadra tecnicamente fallita, e si sa ormai da tre mesi, debba decidere comunque sia l'ago della bilancia di una stagione, la trovo una cosa non corretta, un'ingiustizia. Quindi non dico che siamo preoccupati, ma rimane il fatto che non è una cosa corretta.